Apulia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour, professor Mandrillo, una iniziativa scientifica legata alla natura e legata alla nostra terra. Legata alla Puglia, questa nostra grande regione conosciuta da oltre 2000-3000 anni, il conto si perde nella notte dei tempi. Presentazione internazionale di medicina sinestesica e non poteva non essere nella location più bella, più affascinante, più straordinaria, più storica, più porta del mondo, Tenute Albano Carrisi. Grazie Albano. Albano Carrisi, con la Tenuta Carrisi appunto, ha voluto da vero ed autentico mecenate ospitare la Puglia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour. Un dovere, un atto di amore verso la propria terra, un rispetto religioso della natura attraverso pratiche mediche che ovviamente si rifanno ad un legame indissolubile con la natura. E la domanda qual è? Beh, è un plauso alla sua... Hai detto tutto così bene che devo aggiungere, bravo, complimenti per la domanda e per la risposta. Le ragioni profonde per cui lei ha voluto... Le profonde che quando incontri dei geni per strada e questi geni poi appartengono alla nostra amatissima Puglia, devi spenderti in maniera positiva perché... È così positivo ciò che sta presentando il dottor Pier Michele Mandrillo che è una gioia sentirlo, una gioia vedere che cosa frulla nella testa di questo grande uomo e le cose, i benefici che gli altri che ascoltano potranno ricavarne da questo tipo di progetto. Dei benefici legati alla natura che il nostro sud, forse solo il nostro sud sa darci. Ma non direi solo il nostro sud, solo il nostro nord, solo la nostra Italia. In questa terra c'è questa bellissima realtà e dobbiamo evidenziarla con tutti i nostri sforzi, con tutto il nostro piacere, con tutto il nostro orgoglio. Ecco, parliamo di orgoglio in questo caso, perché come ben sappiamo siamo sempre un fanalino di coda, da sempre. È giusto far sentire anche un po' di voci. Un'eccellenza nell'ambito scientifico questa iniziativa? Direi proprio di sì, una eccellenza, una novità e soprattutto una soluzione a tanti problemi dell'anima e del corpo.